Solidarietà per molti alessandrini non è solo un termine che si trova sul vocabolario, ma un modo di essere, di agire, di aiutare chi ha bisogno. Lo dimostra il successo ottenuto dalla serata benefica che si è svolta ai Due Boi Rossi su iniziativa della Croce Rossa, che di persone in difficoltà ne aiuta molte. La generosità di parecchi commercianti ha pure consentito di organizzare una ricca lotteria con premi anche importanti e moltissimi biglietti sono andati a ruba. Padroni di casa della serata, Marina Piccollo, presidente del Comitato Femminile della Croce Rossa di Alessandria, e Marco Bologna, presidente della Croce Rossa della provincia di Alessandria. Regista, il sempre effervescente Luciano Tirelli, hanno portato il loro saluto al prefetto e il comandante dei carabinieri. E poiché la manifestazione era inserita nel marzo dopo, ha avuto al suo centro l'universo femminile. C'erano la comandante della Polizia Stradale, la capo di gabinetto della Prefettura, l'assessore comunale Cinzia Lumiera, la presidente della Consulta Pari Opportunità Vittoria Poggio, le presidenti di club femminili attivi in Alessandria. E si è parlato di donne. La collega Emma Camagna, prima donna giornalista in Italia a scrivere di sport, ha rievocato momenti della propria attività professionale in un mondo esclusivamente maschile e ha ricordato come era l'universo femminile nei decenni passati, quando la donna aveva quasi esclusivamente compiti di moglie e madre. Della Croce Rossina volontaria Patrizia Pastorello, vincitrice a livello nazionale di una gara di rianimazione cardiopolmonare, è stato proiettato un filmato che la ritrae mentre, avvalendosi ovviamente di un manichino, opera l'intervento che le valse il primo premio. Pure è proiettato un altro suggestivo video di pronto soccorso, questa volta realizzato dalla Marina Militare, dove è entrata Lucia Ceriana, 28 anni, figlia di una croce rossina, Emiliana Conti, attualmente in servizio alla Croce Rossa, la quale è entrata nella Marina Militare e attualmente sta facendo un corso di specializzazione per radarista sugli elicotteri per il soccorso in mare. Lucia Ceriana è stata scelta 11 in tutta Italia per fare questo corso a Taranto.